L'app per cellulari Fivox è molto interessante perché utilizzando i vari sensori all'interno del cellulare ci permette di realizzare tutta una serie di esperimenti. Ce ne sono una decina caricati standard all'interno dell'app, però se ne possono trovare diversi altri sul sito, direttamente sul sito dell'app. E tra questi ce n'è uno in particolare di cui oggi voglio parlarvi ed è l'esperimento dedicato al P-Day, attraverso il quale possiamo utilizzare la potenza di calcolo del nostro cellulare per calcolare le prime tre cifre decimali del pi greco. Il metodo è molto semplice, infatti, il sistema estrae randomicamente dei punti all'interno di un quadrato. Questi punti hanno a loro volta una certa probabilità di ricadere all'interno della circonferenza inscritta nel quadrato. Facendo dei semplici calcoli, si osserva come questa probabilità è all'incirca di pi greco quarti. Non è altissima, non è neanche molto bassa, permette di ottenere già le prime due cifre decimali in un tempo relativamente breve. Per avere la terza cifra decimale per un periodo piuttosto stabile bisogna aspettare tra i 4 e i 5 minuti, come si vede nell'esperimento che ho condotto io stesso. In realtà vedete semplicemente una versione un po' accelerata dell'esperimento qui accanto a me. Devo essere sincero, ho portato avanti l'esperimento per circa 2 ore, però ho notato un piccolo effetto particolare, ma lo potrete notare anche voi se volete provarlo in prima persona, ovvero che c'è una certa oscillazione di questi valori più o meno intorno, ovviamente con varie approssimazioni, a volte per eccesso, a volte per difetto, intorno appunto al valore di 3,14. Questo è dovuto al fatto che il metodo è molto simile dal punto di vista, diciamo così, filosofico al problema del cerchio di Gauss. In questo problema, infatti, ci si chiede quanti sono i punti che ricadono all'interno di una circonferenza che disegniamo su un reticolo discreto. Ovviamente, maggiore è il reticolo, cioè più punti ci sono all'interno di questo reticolo e più punti cadranno all'interno della circonferenza. Ed effettivamente, utilizzando proprio come ha fatto Gauss questo sistema per calcolare il pi greco, si va a notare che all'aumentare dei punti del reticolo, quindi in qualche modo all'aumentare in questo caso dei punti che andiamo a scegliere all'interno della circonferenza, l'oscillazione si fa sempre maggiore. Quindi di fatto questo andamento non è proprio inaspettato ed anzi ci sta proprio con il metodo scelto. Qualche dettaglio in più, anche con qualche formulina, ve la presenterò a breve con il Carnevale della Matematica che uscirà il 14 marzo del 2024, per cui c'è solo da aspettare ancora qualche giorno per avere questo ulteriore approfondimento in descrizione. Per il momento, infatti, vi lascio il link al video dedicato al pi greco e all'astronomia che ho realizzato per il canale YouTube dell'Osservatorio Astronomico di Brera. Detto ciò, sperando che vogliate festeggiare insieme a noi matematici il pi greco con il Carnevale della Matematica, che appunto sta per uscire tra 2 giorni, non mi resta che augurarvi un buon saluti a tutti!